Buonasera, ancora ben trovati su Canale 3 Toscana. Apriamo il nostro telegiornale di questa sera parlando di MPS. Ci sarebbero degli avvicendamenti in arrivo per quanto riguarda i vertici della banca. Il CDA riunito questo pomeriggio avrebbe dato il via libera alla sostituzione di due figure apicali. Secondo alcune indiscrezioni, in questa rivoluzione sarebbe coinvolta anche una terza persona. Non si tratterebbe di figure vicino al tesoro. Non è chiaro se questi cambiamenti siano legati ai risultati della quarta trimestrale del 2023, che sarà presentata domani mattina agli analisti. La banca dovrebbe comunque superare il miliardo di utile. Resta da capire se riuscirà a raggiungere il miliardo e mezzo stimato nei giorni scorsi. L'altra certezza è rappresentata dal ritorno del dividendo dopo oltre un decennio. Dovrebbe avere tuttavia una portata limitata. Ovviamente vi daremo conto nella giornata di domani di tutte le notizie che verranno presentate appunto in relazione alla conferenza stampa e alla presentazione dei dati da parte della banca MPS. Cambiamo pagina, 80 migranti in più nella provincia della città di Siena in 10 anni, ma non numeri che fanno riflettere quanto la carta di Siena, che dopo 10 anni deve essere revisionata e ampliata. Nel 2015 la carta fu pensata e realizzata dalla Commissione Migrantes Toscana con l'Università per Stranieri di Siena e il centro La Pira. La carta di Siena fu articolata in 8 punti tematici complementari condivisi a frutto di una costante sintesi tra le commissioni laiche ed ecclesiali coinvolte. A distanza di un decennio, l'arcidiocesi di Siena con le Valdelsa e Montalcino, la diocesi di Montepulciano, Chiusi e Pienza, la Fondazione Migrantes della CEI e la Commissione Migrantes Toscana, prendendo spunto da questo prezioso lavoro, hanno promosso una giornata di confronto, studio e approfondimento. L'obiettivo è anche quello di fornire un quadro che ecclesiale ad agire sulla base rispettivamente del Magistero della Chiesa e della Costituzione italiana, ritenendo fondante la centralità della persona umana, dei diritti alla vita, alla libertà, alla giustizia, al lavoro, allo studio, alla partecipazione responsabile, alla pace insieme alle responsabilità individuali e collettive. Ci racconta tutto sui lavori di questa giornata il servizio di Catiuscia Vaselli. Vediamo. Una revisione e una attualizzazione della Carta di Siena, che ha compiuto 10 anni lo scorso 21 novembre, è quanto mai necessaria. Perché in 10 anni, quando nella nostra provincia sono 80 emigranti in più, il mondo è cambiato e nel tumulto degli eventi sono cambiati i fenomeni migratori, non più emergenziali ma strutturali. Il decennio di Papa Francesco, alla fine. L'idea era proprio quella, quando ci è venuto in mente di cogliere l'occasione, diciamo, di questo anniversario, che forse si può dire qualcosa di importante, di utile e soprattutto di efficace. Tante situazioni non aiutano certamente a questo percorso innanzitutto di integrazione. Impariamo, inventiamoci qualcosa per essere in una relazione seria, sana. La Carta di Siena fu pensata e realizzata dalla Commissione Migrantes Toscana con l'Università per Stranieri di Siena e il Centro Giorgio La Pira. A distanza di 10 anni viene promosso un confronto e un approfondimento. Io credo che da Siena può avvenire tanto, perché Siena ha questa caratteristica storica anche di essere una città che ha tanta ricchezza, per cui è una ricchezza che va messa in gioco, va messa a disposizione. Riscrivere una Carta di Siena, però dove si dica qualcosa di concreto e speriamo anche di accettabile, che noi pensiamo anche di far avere ai nostri rappresentanti governativi. Giancarlo Perego sostiene l'importanza della Carta di Siena. La Carta di Siena è stato un punto di riferimento importante per lavorare sia sul tema della cittadinanza che sui percorsi di integrazione. Purtroppo in questi 10 anni non sempre i percorsi di integrazione e, come sapete, la cittadinanza ha avuto uno sviluppo. Proprio in questi giorni parte ad esempio una campagna di stampa di Avvenire proprio su questo tema del rilancio dello Ius Scholae e dello Ius Culturae, perché abbiamo 1 milione di ragazzi, le seconde generazioni che sono presenti in Italia senza una cittadinanza. Ad aprire i lavori il rettore dell'Università per Stranieri, Tommaso Montanari. Ma
anzi c'è un'emergenza in Italia e anche a Siena, ed è l'emigrazione degli italiani che se ne vanno e dei migranti che vengono qui e che poi alla fine decidono di andarsene. A Siena nasce una persona per tre che muoiono, forse dovremmo farci qualche domanda, e questa è un'occasione per farcene tante di domande. Intanto il prefetto Matilde Pirrera annuncia l'apertura di due nuovi CAS, uno a Siena e uno a Montepulciano. A margine dell'evento il rettore Tommaso Montanari ha risposto anche alle provocazioni che ieri il sindaco di Firenze Dario Nardella ha lanciato dai microfoni della TV38 in merito a un'eventuale candidatura del rettore all'Università Pestagnieri di Siena. Penso, l'ho detto per Smith e vale anche per Montanari, se vuoi fare politica ti dimetti dall'incarico istituzionale pubblico che hai perché devi rispettare anche dei principi di neutralità. Montanari ha risposto: siamo a Firenze e il sindaco di Firenze non ha nessuna competenza su Siena. Tantissime le richieste delle associazioni per il servizio civile, ma spesso i giovani non rispondono. Il servizio civile è aperto a ragazzi e ragazze tra 18 e 28 anni e prevede anche una retribuzione. Eppure non sembra essere un'esperienza così appetibile per i ragazzi. La pubblica assistenza di Siena quest'anno sono 4 le richieste, una sola nel 2023, come spiega la presidente Sara Giannini. L'ha sentita per noi Aldo Tani. Il passo in avanti c'è già stato. Se nel 2023 c'era stata una sola richiesta per il servizio civile da svolgere all'interno della pubblica assistenza di Siena, quest'anno sono 4. Per ora abbiamo avuto 4 adesioni. I posti per l'associazione, per la nostra associazione, sono 4 quest'anno, nel 2024. La presidente Sara Giannini si augura però che le persone interessate siano di più. Chi si fa avanti non sempre poi dà seguito alle intenzioni, ritirandosi prima dell'inizio dell'attività. Sarà comunque una selezione dei partecipanti, c'è un colloquio e necessariamente è già ricapitato in passato che comunque poi, nonostante il colloquio vada bene, le persone rifiutano, quindi è sempre bene avere più posti e più domande rispetto ai posti assegnati, ecco. Anche per questo l'associazione non sta a aspettare gli eventuali volontari, ma scende in piazza con alcuni eventi promozionali. In ogni caso, noi il 10 febbraio faremo un'altra iniziativa. Il 3 di febbraio c'è stata quella istituita a livello nazionale. Ognuno nel suo ente ha organizzato un evento pubblicitario, però noi lo ripeteremo anche il 10. Uno dei modi migliori per prendere contatto con il mondo dell'associazionismo, senza dimenticare l'aspetto retributivo. Deve passare il messaggio che questa è un'occasione, soprattutto per le associazioni di volontariato, è un'occasione per questi ragazzi che hanno in questa fascia di età 18-28, sia per approcciarsi al nostro mondo e per mettere il primo piede nel mondo del lavoro. Il servizio civile è aperto a ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28 anni. Per chi fosse interessato, le informazioni sono reperibili su internet oppure direttamente presso la sede della pubblica assistenza. Gli allievi dell'Istituto Marconi di Siena sono impegnati in biblioteca a studiare due macchine dello scienziato senese Giovanni Caselli. È provando e riprovando il progetto di collaborazione, il cui titolo riprende il motto della Fiorentina Accademia del Cimento, poi adottato da Caselli, fra la scuola e la biblioteca comunale degli intronati, che accompagnerà i ragazzi fino alla fine dell'anno scolastico 2023-2024. Protagonisti della ricerca saranno il pantelografo, l'antenato del fax e il timone idromagnetico, una sorta di precursore del pilota semi-automatico nelle navi di grandi dimensioni. Il servizio di Marco Crimi. Gli studenti del Marconi, della quinta A e della quinta B, sono protagonisti di un progetto nella biblioteca degli intronati. L'iniziativa si chiama Provando e Riprovando ed è partita nella scorsa primavera con alcune visite nell'istituzione di Via della Sapienza da parte degli studenti e con la felice intuizione di una professoressa. Tra gli immensi faldoni i ragazzi hanno trovato le tavole di due macchine di Giovanni Caselli. Da qui la decisione di dar vita ad un percorso per realizzare carte esplicative che raccontino
ad altri ragazzi di altri istituti il funzionamento e la storia degli strumenti rivoluzionari dell'inventore senese. Siamo stati da subito molto entusiasti di procedere con questo lavoro e credo sia venuta fuori un buon lavoro. Due sono le opere di Caselli. La prima è il pantelegrafo, una sorta di antenato del fax. Grazie al pendolo e alla trasmissione elettrica. Viene scritto con una puntina sopra un ferro che è fatto di ferro di cianuro e potassio. E poi c'è il timone idromagnetico. Il primo progetto viene derivato all'incirca nel 1874 e lo scienziato lo chiama timone automatico. Questo timone, grazie all'alimentazione tramite il motore a vapore della nave e il magnetismo terrestre, veniva attivato. Non sappiamo se è mai stato prodotto, ma siamo certi che a queste tipologie di macchine lo scienziato ha lavorato all'incirca fino al 1883. Nel 1877 poi ha creato una nuova macchina, cioè l'ha progettata, che è stato proprio il timone idromagnetico. Sono oltre 300 le carte analizzate dagli studenti in un percorso che andrà avanti fino alla fine di questo anno scolastico. Alla conferenza odierna sul progetto c'era anche il sindaco Nicoletta Fabio, che stavolta ha parlato da docente. Con questo progetto veramente interessantissimo, la cultura nel senso più tradizionale, anche più scolastico del termine, ha incontrato l'entusiasmo e la curiosità dei giovani. La Fondazione Franchi, in realtà nata a Firenze e attiva nel settore digitale, lancia un videogioco che parla latino, Umbrici Ludus. Racconta la vita di Umbricio Corbi, vasaio ceramista, realmente vissuto e attivo tra il 49 a.C. e il 29 a.C. nel territorio della Val di Chiana, come protagonista di un videogioco che fonda le radici nell'archeologia. Il personaggio ha la voce di uno studente di licei poliziani di Montepulciano. Il prodotto sarà presentato a Roma il 9 febbraio in occasione del convegno Il Latino Nuova Vita sui media. Il servizio. Un videogioco racconta la vita di Umbricio Corbi, vasaio ceramista romano, realmente vissuto e attivo in Val di Chiana tra il 49 e il 29 a.C. L'idea è dei docenti e dei ragazzi dei licei poliziani di Montepulciano e per portarla in fondo è stato necessario il contributo di Fondazione Franchi e di Italia 3D Academy. Il risultato? Umbrici Ludus, un prodotto totalmente in latino con dialoghi realizzati integralmente dagli studenti. E ora questo videogioco sarà, chiamiamolo così, la colonna sonora che rappresenterà poi nel Museo Costituendo di Torrita tutta la spiegazione di come è nata tutta una serie di attività e di reperti recuperati nell'area, dalle antiche fornaci a vasi di un particolare vetro che è molto pregiati per l'epoca, e quindi oltre ad avere un risvolto didattico dal punto di vista scolastico diventerà anche una guida per il Museo di Torrita. La storia è ambientata a Torrita di Siena, lungo il tracciato della vecchia via Cassia Adrianea. Lì un tempo sorgeva quella che è la cornice del gioco, la Stazio Magliana, una stazione di posta dove i viandanti si potevano riposare. Quei ragazzi si sono divertiti a inventare la storia romanzata, però con eventi storici reali, quindi si parte da quello che è il foro romano, quindi il foro di Giulio Cesare, questo che vedete è proprio una ricostruzione del foro, dove ci sarà Cicerone che sarà lì attento a fare uno dei suoi discorsi e in pratica verrà disturbato da Umbricio che in questa maniera verrà poi mandato, si trasferirà nella zona di Torre Tersiena dove ci sono queste fornaci che venivano utilizzate per la cottura di questi particolari vasi. Umbrici Ludus sarà presentato venerdì a Roma durante il convegno Il Latino Nuova Vita sui nuovi media. Il videogioco poi sarà scaricabile direttamente dal sito di Circolo Fra Jacopo e quindi distribuito ovunque. Tra l'altro lo faremo in doppia lingua, per cui è sempre parlato in latino, ma tutte le risposte e le varie informazioni, è un gioco educativo, quindi non violento, saranno in inglese e in italiano.
Allora, questo è l'ultimo servizio del nostro telegiornale di stasera, in via eccezionale del nostro studio grande, che è stata la casa del pomeriggio del racconto in diretta dedicato a Sanremo. E Sanremo sarà protagonista anche del nostro avvicinarsi al prime time serale, infatti dopo il primo piano di questa sera ci ricollegheremo dall'Ariston con Franco e Pietro per tutte le ultime, prima dell'avvio della prima serata che segna l'inizio di questa 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Il primo piano di questa sera invece, come anticipato durante la diretta di questo pomeriggio, ci porta a Milano perché ieri pomeriggio è stata svelata alla Pinacoteca di Brera la maglia rosa del Giro d'Italia 2024. Erano presenti il presidente di RCS Media Group Urbano Cairo insieme al direttore della Pinacoteca di Brera Angelo Crespi e Beppe Costa, presidente di Opera Laboratori, cultural art supplier della Corsa in Rosa. Quindi dopo il break pubblicitario questo primo piano curato per noi da Giacomo Lucchini e Andrea Campa, dedicato alla maglia iconica per eccellenza, la maglia rosa del Giro d'Italia. Quindi primo piano e poi torniamo in diretta da Sanremo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata con i nostri programmi.